Non c'è più alternativa, non è più un'opzione o una scelta. Ridurre a monte i rifiuti è una strada obbligata. Per farlo si deve anzitutto ridurre al massimo la quantità degli imballaggi che hanno un peso enorme sull'ambiente e tendere poi a renderli nulli o riutilizzabili. Ed in occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, a Palazzo San Giacomo viene presentato il progetto Sballati e Composti, realizzato dall'assessorato all'ambiente del Comune di Napoli e dall'Agenzia Napoletana Energia ed Ambiente. L'obiettivo è quello di mostrare ai cittadini le modalità con cui arrivare ad una riduzione, appunto, a monte dei rifiuti e dunque di orientare le scelte dei consumatori verso prodotti ad imballaggi ridotti, nulli o riutilizzabili. Utilizzare sempre più prodotti con minori imballaggi, promuovere il compostaggio domestico, quindi ridurre la frazione organica di scarti di alimenti che normalmente si produce, due elementi del nostro sacchetto di rifiuti che pesano notevolmente nella gestione dei rifiuti. Contrastiamo del tutto ciò che usa e getta, che è praticamente il rifiuto già nel momento in cui si acquista. Anche Federconsumatori, Confcommercio, Confesercenti, Legambiente e WWF sono coinvolti nel progetto e sarà presentata entro il 9 dicembre una lista di esercenti napoletani che vendono prodotti che rispettano questi principi. Questa settimana durerà per un anno, si monitoreranno prodotti e negozi per favorire la riduzione a monte degli imballaggi e quindi si andranno in qualche modo a fine anno a premiare quegli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa, che potranno quindi anche fregiarsi del logo. Degli esercizi commerciali che partecipano a questa campagna, che aiutano l'ambiente per ridurre gli imballaggi e per ridurre a monte i rifiuti.